Gianni Morandi è tra gli artisti italiani più amati e seguiti. Una lunga carriera che lo ha visto calcare importanti palcoscenici. Andiamo a conoscerlo meglio. Ecco chi è. Il cantante bolognese è tra i maggiori interpreti della scena musicale nostrana. Dopo il terzo posto dello scorso anno, Morandi è pronto a tornare al Festival di Sanremo nella doppia veste di conduttore e super ospite. Approfittiamo e andiamo a scoprire qualche informazione in più sul suo conto. YouMovies. It indice dei contenuti Gianni Morandi. Chi è? Età, nome, peso, altezza, biografia, Instagram Gianni Morandi carriera, l'esordio ed il successo Gianni Morandi, incidente domestico Gianni Morandi e Laura Efrichian Gianni Morandi e Anna Dan Gianni Morandi. Chi è? Età, nome, peso, altezza, biografia, Instagram nome e cognome, Gianluigi Morandi nome d'arte. Gianni Morandi data di nascita, 11 dicembre 1944, luogo di nascita, Monghidoro, Bologna, età, 78 anni segno zodiacale, sagittario professione, cantante, conduttore e attore altezza, 174 cm peso, 75 kg partner, Anna Dan Instagram, chiocciola Morandi trattino basso official Gianluigi Morandi, conosciuto dal pubblico come Gianni Morandi. È nato l'11 dicembre 1944 in un piccolo paese situato sull'Appennino bolognese, Monghidoro, da una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre Renato era un ciabattino e la madre Clara Eleonora Lorenzi era una casalinga. Ha lavorato nella bottega del padre quando era molto giovane, ma anche come venditore di bibite nel cinema del suo paese. Ma la sua passione è sempre stata la musica, tanto che si è esibito alle feste dell'Unità e da quel momento non ha mai smesso di cantare. Partecipa a diverse selezioni e concorsi, ma la ghiotta occasione arriva nel 1962 quando vince il Festival di Bellaria, venendo assunto dalla RCA Italiana, la più grande casa discografica nostrana. Gianni Morandi carriera. L'esordio ed il successo. L'esordio nel mondo della musica di Gianni Morandi risale ai primi anni 60 con brani intramontabili come Andavo a 100 all'ora e Fatti mandare dalla mamma. La svolta arriva nel 1964 quando vince il Cantagiro con il brano In ginocchio da te. In quegli anni entra anche nel mondo cinematografico, nel quale si renderà protagonista in diversi musicarelli. Due anni dopo, nel 1966, vince Canzonissima con la canzone Non son degno di te. Nonostante i suoi discografici fosse contrari ad una virata impegnata di Morandi, Gianni decide di pubblicare ugualmente la canzone di protesta contro la guerra del Vietnam dal titolo C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Un brano che si rivelerà un grandissimo successo. Per tutti gli anni 70 e 80 la sua carriera si divide tra cinema e musica, destreggiandosi tra le due egregiamente, ma senza mai abbandonare la televisione, nel quale è presente non solo come cantante, ma anche come conduttore. Nel 1987, gareggiando insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, trionfa al Festival di Sanremo con Si può dare di più. Negli anni 90 e 2000 conduce numerosi varietà nella TV italiana, si rende protagonista a diversi concerti evento come quello all'Arena di Verona e conduce il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, precisamente nel 2011 e 2012. Torna in gara alla Kermesse nel 2022 classificandosi al terzo posto, mentre l'anno seguente Amadeus lo vuole come co-conduttore e super ospite. Gianni Morandi, incidente domestico. L'11 marzo 2021, Gianni Morandi è stato vittima di un incidente domestico finendo dentro il rogo di legna che stava bruciando nel giardino della sua abitazione. Si è procurato delle ustioni profonde alle mani, in particolare quella destra. Un evento che gli ha causato dei lunghi tempi di guarigione ed ha condiviso solo di recente una foto con le mani fasciate. Per fortuna le sue condizioni vanno verso il miglioramento,
tanto che ha ripreso la sua attività artistica, e l'incidente rimane uno spiacevole e brutto ricordo. Gianni Morandi e Laura Efrichian. La vita sentimentale di Gianni Morandi è stata sempre sotto l'occhio dei riflettori. Il primo amore è arrivato quando era molto giovane, precisamente quando sul set di un musicarello nel quale era protagonista incontra Laura Efrichian, la donna che ha sposato nel 1966 e con la quale è stato per diversi anni. Dal loro amore sono nati tre figli. La primogenita è stata Serena, nata nel 1967 ma vissuta solo poche ore. Due anni dopo è nata Marianna, a lungo compagna di Biagio Antonacci, che ha reso Gianni nonno due volte di Paolo e Giovanni. Quest'ultimo è identico a Morandi. Mentre nel 1974 è nato Marco, che ha seguito le orme del padre intraprendendo una carriera musicale. La relazione tra Gianni e Laura termina nel 1979. Gianni Morandi e Anna Dan. Dopo la fine del matrimonio con Laura Efrichian, Gianni incontra e si innamora di Anna Dan, la donna che lo ha reso padre un'altra volta nel 1997, figlio Pietro, conosciuto dal pubblico con lo pseudonimo 13 Pietro, diventando un cantante come il padre e il fratello maggiore. Anna e Gianni si sono sposati il 10 novembre 2004. Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, invalidità 104 e news notizie ultima ora invalidità e 104 cerca lavoro poste e buoni postali reddito cittadinanza e bonus pensioni.